E mentre la 1.16 è di fatto appena uscita e stiamo ancora aspettando gli ultimi update, noi parliamo di versioni future di Minecraft, ma non della 1.17. Come vedete dall'enorme buco alle mie spalle, che detto così è un po' greve, però c'è un motivo, e sto parlando di quella grotta laggiù, parleremo della 1.18 e dell'ipotetico cave update. Ma che sensazioni di déjà vu, ragazzi! Ricordo un video molto simile fatto l'anno scorso, quando eravamo tutti convinti, me compreso, che avremmo avuto il fantomatico cave update nella 1.16. Ma poi arrivò ovviamente il Minecon e boom! Nether update. Bellissimo update, ma al momento ci rimasi molto deluso. E difatti anche quest'anno mi aspetto tantissimo, e mi preparo anche a essere scottato dall'ennesima delusione, il cave update, ragazzi, perché direi che è decisamente ora. Al di là di speculazioni e desideri personali, prendo una bella torcia per avere luce dinamica e vi voglio far vedere che cosa ho preparato in questo speciale mod pack, una riproduzione di un ipotetico cave update. Mentre entriamo in questa grotta, iniziamo a parlare non tanto del cosa vorrei o cosa dovremmo vedere nel cave update, quanto più del perché dovremmo avere il cave update. Però se non seleziono la torcia, la luce non è che la faccia da sola. In questa grotta che pullula di mob troviamo vari blocchi. Abbiamo dei blocchi ghiacciati perché chiaramente siamo sotto un bioma freddo. Ci sono un sacco di nuovi tipi di vegetazione, come possiamo vedere, funghetti e suoni inquietanti in fondo alla grotta, probabilmente accentuati dall'eco della grotta stessa. Stalattiti, stalagmiti, e che più ne ha più ne metta. Ma ragazzi, non è ancora finita, perché qui sotto potrebbero celarsi nuovi mob, o ancora nuovi minerali. O ancora, i sassi! Che può sembrare una cosa stupida, ma perché non abbiamo i sassi nel gioco? Detto ciò, voglio parlare di questo video della 1.18 da questa enorme grotta, perché all'interno del modpack che ho riprodotto si trovano anche grotte di tipi diversi, oltre che contenenti vari materiali diversi, vari stili diversi. Abbiamo anche delle grotte gigantesche con enormi laghi di magma sotterranei, probabilmente un sogno che potrebbe diventare realtà in un ipotetico cave update. Ma vediamo perché la 1.18 potrebbe essere il cave update, perché questa volta potrebbe essere davvero arrivato il momento. Nether update in realtà potrebbe essere una prova da valorare l'arrivo del cave update come 1.18, che sarà 1.18 e non 1.17, perché la 1.17 dovrà essere il mountain update, come ho già spiegato nell'ultimo video a riguardo. Il cave update potrebbe essere stato anticipato dal Nether update. Che cosa vuol dire? Il Nether è di fatto un'enorme grotta, ha un fondo e ha un soffitto che, benché sia bucabile, non dovrebbe esserlo nei piani originali, e quindi è un'enorme grotta che rappresenta l'inferno di Minecraft. Aggiornare il Nether update, pertanto, ha portato gli sviluppatori a pensare a biomi in una enorme grotta, quindi biomi sotterranei, che si adeguassero a quell'ambiente e che potrebbero essere un po' un banco di prova per una sfida più difficile, il cave update, dove dei nuovi biomi sotterranei sarebbero sì delle grotte con nuovi ecosistemi, ma avrebbero in superficie altri biomi, e quindi in una verticalità del chunk ci sarebbe un bioma sotterraneo e un bioma in superficie. Quindi da qui appunto la sfida extra. E mentre facciamo un giro, vi faccio vedere anche che ci sono nuovi minerali e nuovi materiali di pietra, quindi nuove pietre per l'appunto che possiamo trovare in queste grotte. Perché ci possiamo aspettare il cave update? Partiamo dalla motivazione più banale: il sito di Minecraft Feedback e Mojang, che dice che d'ora in poi vuole dare molta più attenzione ai feedback della community. Davanti a una dichiarazione del genere, non possiamo non far notare il post più popolare, con un distacco di 4x rispetto a quelli che seguono, che è appunto il post che chiede a gran voce il cave update. Ed eccoci qui sul post, sono proprio letteralmente qui a registrare lo schermo. Come vedete abbiamo 45.000 passavoti, quando il secondo suggerimento feedback più votato dovrebbe averne all'incirca 15.000, quindi capite bene che c'è una bella differenza. Questo post ha anche più di 1.100 commenti, quindi insomma è impossibile che la Mojang non lo tenga in considerazione, stando a quello che hanno detto, oppure sarebbe gravissimo comunque rimandare ulteriormente, perché la community vuole il cave update. Inoltre è under review, quindi è presa in considerazione come opportunità di un nuovo update di Minecraft. Ma vediamo un po' che cosa dice.
Allora, le idee sono molto semplici e altre le troviamo all'interno dei commenti stessi. Ovviamente biomi differenti per le caverne, a seconda, in questo caso, del bioma generato in superficie, cosa che renderebbe tutto molto più semplice. Quindi, come abbiamo già visto nell'esempio, caverne ghiacciate, caverne infestate da pipistrelli. Sarebbe un po' infelice, visto ciò che è successo nel 2020. Caverne di lava, magari tipo quella che abbiamo appena visto, eccetera. Stalattiti e stalagmiti nelle caverne, che dovrebbero essere a forma di blocco, come quelle che vi ho messo nel modpack che vi ho mostrato. Più funghi, appunto come nel modpack, e poi mob che spawnano solamente nelle caverne. A questo io aggiungerei dei dungeon, delle strutture adeguate e uniche dei nuovi biomi sotterranei, e dei loot speciali e dei tesori speciali. Oltre che sarebbe necessario anche un motivo per scendere nelle nuove caverne, il che potrebbe essere un nuovo minerale. Al che in questo modpack io vi propongo dei nuovi minerali, mentre questa piantina mi ha appena dato fuoco, uno dei quali è lo zaffiro, come vediamo qui. Ci sono anche dei pezzi di selce in giro, quindi nuovi modi per trovare dei minerali. Parliamo delle prove che abbiamo oggi ad avvalorare un ipotetico cave update, che a livello di contenuto potrebbe avere appunto quello che abbiamo detto. Quindi sarebbe più o meno scontato, ma potrebbe riservare delle sorprese dal punto di vista di mob, tesori e magari nuovi materiali da utilizzare. Ultimamente sto seguendo molto gli sviluppatori del gioco e nei loro vari post su Twitter ho osservato alcuni comportamenti strani. A parte like dati a add-on che simulano un cave update, ho trovato anche un post dove uno sviluppatore chiedeva un consiglio alla community su come sarebbe aggiungere nuovi materiali e soprattutto come... Mi sono spaventato un botto. Come è avvenuto nel caso della netherite, nuovi tier di potenza per quanto riguarda attrezzi e armi all'interno del gioco. Una domanda che potrebbe essere un sondaggio per il futuro o forse anche un sondaggio per eventuali nuovi minerali all'interno del cave update. Perché diciamoci la verità, se aggiungessero dei minerali nel cave update, che cosa possono farci? O si inventano un nuovo sistema, come la redstone ad esempio, magari introducendo i fili di rame per dare un nuovo tipo di power ai vari blocchi, oppure dovrebbero andare su cose vecchio stampo, quindi un nuovo tier di attrezzi e di armi, e pertanto devono stare molto attenti a non sbilanciare quello che già c'è e a non scontentare in questo caso la community. Ma le prove più interessanti derivano da ciò che già c'è all'interno del gioco, e vale a dire due modifiche che dall'anno scorso a quest'anno hanno lanciato più di qualche segnale e hanno reso evidente e ovvio che la Mojang, al di là di 1.18 o qualsivoglia numero futuro, si sta preparando realmente per inserire il cave update. Il primo dettaglio risale ai video che ho fatto l'anno scorso, e vale a dire un valore che definisce il blocco. L'informazione del bioma infatti viene tuttora conservata con tre valori, aggiungendo il valore della Y. Questo, in lato pratico, si traduce con il fatto che un blocco a questa altezza potrebbe essere di un bioma, mentre un blocco ad un'altra altezza potrebbe essere appartenente ad un altro bioma. Ma questo nel gioco non avviene praticamente mai, quindi quale sarebbe la sua utilità? Ovviamente sarebbe avere in superficie un bioma e nel sottosuolo un bioma differente. Quella piccola modifica era un primo indizio verso qualcosa che stava cambiando in questa direzione. Di recente però è successo dell'altro. Proprio con l'arrivo della 1.16 del Nether Update è stato risolto un bug che non permetteva la generazione di più alberi sulla stessa asse delle Y. Il che vuol dire che se in questo punto in superficie c'è un albero generato, qua sotto non può generare un altro albero. Che cosa serve questa cosa? Chiaramente se ne piantiamo uno con la bone meal lo possiamo far generare lo stesso. Questa cosa va a influire solamente la generazione del mondo e all'interno del Nether permette la distribuzione della nuova vegetazione nei biomi su più livelli della Y, e quindi una Crimson Forest può avere alberi sia nelle parti più alte, in isole volanti, sia nelle parti più basse. In questo modo, se dovessero generarsi in futuro delle caverne contenenti vegetazione, alberi o funghi giganti, non ci sarebbe il problema dell'albero, diciamo, che occupa l'ipotetico slot già presente in superficie. Ma invece in questo modo potrebbero generare biomi sotterranei con vegetazione senza alcun problema. E quindi un altro indizio importante da valorare
il Cave Update. Infine, ragazzi, quella che secondo me è la riflessione più importante di tutti. Mojang ha ovviamente paura di fare questo Cave Update, diciamo non paura ma timore, in quanto è il più richiesto. Ed essendo il più richiesto, le aspettative sono altissime. Pensate a quanto hanno dato con l'Ocean Update e con il Nether Update, e quanto hanno settato un livello altissimo oramai di qualità con questi aggiornamenti. Quindi nel Cave Update ci si aspetta un ulteriore salto di qualità e, se possibile, il miglior update di sempre. La community almeno lo desidera. Il rischio di deludere dei fan è quindi altissimo e forse per questo continuano ad aspettare e rimandare. Ma credo che ora, oramai, non sia più rimandabile. Rimandare ora il Cave Update ulteriormente sarebbe un grave errore, perché la community, che potrebbe essere scontentata da un update insufficiente, sarebbe delusa e probabilmente si sentirebbe presa in giro da una software house che ha promesso invece di dare più ascolto ai feedback della community. Come vi ricordavo prima, il Cave Update è la cosa più richiesta di sempre sul sito di Minecraft Feedback. Quindi, ragazzi, va tenuto presente questo e va tenuto presente anche la concorrenza per la prima volta, perché nel 2021 uscirà Hytale se rispetteranno il programma, e credo che lo rispetteranno ora che è entrata Riot con i fondi e con una nuova direzione professionale. E quindi che cosa cambierà? Ovviamente Hytale uscirà già con delle caverne molto dettagliate, ricche di elementi e ricche di tutte quelle cose che abbiamo elencato nel video e che servirebbero anche a Minecraft. Se Minecraft uscisse con la 1.18 con il Cave Update, farebbe in tempo a presentare le novità probabilmente prima dell'uscita di Hytale, ma qualora decidesse di non fare la 1.18 scalerebbe a un'ipotetica 1.20 probabilmente, perderebbe un anno e arriverebbe con il Cave Update dopo che Hytale avrà già settato sul mercato un altro tipo di qualità, un altro livello di sfida per quanto riguarda questo tipo di contenuto. Insomma, se si vogliono giocare le loro carte con meno pressioni possibili e senza deludere nessuno, non lo possono fare, ma diciamo che il momento perfetto sarà proprio la 1.18, altrimenti la sfida si farà sempre più dura e le aspettative saranno sempre più alte. Per questo confido con tutto me stesso che la 1.18 sarà il Cave Update, perché secondo me non farlo sarebbe un gravissimo errore. Ora come ora, tra fine agosto e inizio settembre arriveranno gli snapshot della 1.17. A fine settembre il Minecon ci potrebbe portare le novità della 1.18, quindi non manca tantissimo per sapere la verità, ma intanto vi ho voluto dire la mia, dandovi anche quelli che sono i predict e le anticipazioni più fattibili, e unendo anche un po' di dettagli presi qui là della community ed indizi che sono già presenti nel gioco stesso, come abbiamo detto nel video. Fatemi sapere che cosa ne pensate, farò altri video di anticipazioni anche su argomenti secondari. Se vi piacciono questi video, supportate con un like, iscrivetevi se non siete iscritti, e per il resto ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Eren, ciao a tutti!